Bentornati ai nostri appassionati di cucina. Oggi torniamo a cucinare insieme al nostro grande chef, oramai grande amico, Marco Caldora. Ben rivisti, signori, anche oggi. Dopo un po' di pausa siamo tornati. Però li abbiamo lasciati in ottime mani. In ottime mani, sì, è vero. Bravissimi colleghi, bravi. È vero, ma quanti chef meravigliosi ci sono in Abruzzo. Veramente tutti bravissimi. Devo dire che questa terra meravigliosa è ancora più bella e soprattutto tanto, tanto valorizzata dai grandi chef, perché siete veramente voi che avete portato il livello della nostra cucina, dell'enogastronomia abruzzese, a livelli veramente altissimi, quindi complimenti. Ma infatti la cucina è territorio, la cucina è tu, cioè fa parte del... La cucina e il cibo sono vita, io lo dico sempre, quindi insomma veramente siamo prontissimi anche oggi per regalarvi una ricetta come sempre facile ma piena di gusto, soprattutto stagionale e insomma elaborata dal nostro grande chef. Allora, che si prepara oggi? Oggi come facciamo un piatto carino, particolare perché? Perché andiamo ad adottare i carciofi. Sappiamo benissimo che l'abbinamento con i carciofi è sempre un po' complicato, perché il gusto del carciofo è un po' rischioso. Quindi poi se parliamo anche i sommelier hanno difficoltà ad abbinare i vini con i carciofi, perché avendo un gusto all'impatto Che il sapore del carciofo poi ti rimane in bocca per tanto tempo, sì. Quindi comunque abbiamo prima il dolce del carciofo, poi abbiamo quel gusto metallico che è difficile poi da associare, sì, è vero. Quindi però ci sono pesci che comunque si possono abbinare, tipo il rombo, tipo noi facciamo il palombo era la gattuccia di mare, questa cosa del gattino non è che tanto mi piace, inquieta, troppo inquietante. È tipo uno squaletto, capito? Si usa appunto per le zuppe. Buonissimo il palombo. È carni bianche e quindi si abbina benissimo con il carciofo. Bene, chef. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? La prima cosa è il palombo, poi abbiamo messo già per tempi televisivi, abbiamo messo a cucinare già i carciofi, semplicemente. Come facciamo anche a casa, in un tegame, acqua, olio e vino, un spicchio d'aglio, un po' di prezzemolo e sale, mettiamo a cucinare. Mi permetto di dare un suggerimento, visto che oramai, scusa chef, ma qualcosina ho imparato anch'io, insomma un po' di esperienza c'è. Devo dire, per chi ha poco tempo, io non cucinavo i carciofi per una questione di tempo, pentola a pressione 5 minuti, una meraviglia, quindi per chi non avesse tempo, poi insomma se riusciamo a cucinarli così. L'importante del carciofo, non stiamo a lemosinare, scartiamo, perché carciofo va scartato. No, dobbiamo dire chi ci ha insegnato come si puliscono i carciofi, lo posso dire? Il nostro Antonio Di Giovacchino, giustamente non si è risparmiato, ci ha detto... Posso dire come ha detto lui? Sì. Lui carciofo l'ha detta tutto quanto. Cioè, dobbiamo togliere quasi tutto. Perché magari per lasciarne un po' poi ci rimangono questi filamenti, queste cose in bocca molto coriacee. È vero, non dobbiamo essere tirchi. Non è detto che poi va buttato, perché poi la parte che scartiamo, possiamo fare un infuso, possiamo estratti, fare uno stretto, sì, possiamo fare tante altre cose con la parte che... È vero, però insomma... Ecco, dobbiamo mangiare il cuore, perché poi quando iniziano a rimanere i filetti, le parti un po' più coriacee, dà fastidio al palato. Quindi, insomma, non temiamo, magari recuperiamo la parte che andiamo a togliere in un altro modo e mangiamo solo la parte più nobile. Perfetto. Jennifer, guarda, io metto in padella, filo d'olio. Ci schiacciamo uno spicchietto d'aglio. Quei carciofi già sono cotti, io come poi me li devo tagliare, qualcuno me li tolgo dal... Guardate come sono belli, sono morbidissimi, chef. Sì, sì. Ecco qua. E questi ce li facciamo belli. Ti adoro, chef, posso dirlo? Beh. La tua simpatia è veramente... Non lo diciamo in pubblico. No, non lo diciamo. Ecco qua. Abbiamo la padella calda, prendiamo il palombo, andiamo... Senti il profumo di grasso che esce dal pesce? Io sento un profumo meraviglioso, chef. Mettiamo il sale. Poi il palombo a me piace tantissimo. E tu mi conosci, immaginerai anche il perché. Perché è comodo. Tutto ciò che è comodo mi appartiene, chef. Mettiamo un altro pochino di sale. Portiamo in cottura in questa maniera. Ok. Poi arriva questo profumo d'aglio che è eccezionale. Ci sta proprio bene. Ecco, tempo di cottura? Tempo di cottura 4-5 minuti. Quindi veramente poco. Nel frattempo mi faccio un
per il condimento, sì, prendo questa è l'acqua di cottura, l'acqua dei carciofi. Di cottura dei carciofi. Dove abbiamo messo praticamente olio, sì, qualche spicchio d'aglio, olio e prezzemolo. Sì. Quindi semplice semplice. Un po' d'acqua ovviamente. Un po' d'acqua, sì. Chef, se ti posso aiutare comanda. Tranquillo, non ti preoccupare. Ecco. Mi vado a fare un per il condimento un ristretto di... Ah, quindi facciamo ristringere... Sì. Quest'acqua di cottura del nostro carciofo, buonissimo. Qua ci siamo quasi. Questo cos'è, chef? Questo è semplicemente, guarda, acqua e farina. Acqua e farina. Oramai ho imparato. Lo metto in acqua per evitare che faccia grumi tante volte, per evitare questi grumi, non andare a passare troppe volte. Sembra quasi latte. Acqua e farina, acqua e farina. Un po' di acqua e farina. Andiamo ad addensare, che ci fa da addensante. Tutto qua, niente di... E basta, dobbiamo solo aspettare che... Sì, sì. Addensa molto velocemente. Sì, sì, sì. Che profumo questi carciofi, chef. I carciofi mi piacciono tanto, sai? E poi fanno anche tanto tanto bene. Tutte le verdure fanno bene. Poi devo dire che questa è proprio una caratteristica della cucina del nostro chef. Quella proprio di abbinare il pesce, quindi il mare, e soprattutto la stagione del mare alla stagione dell'orto. È una cosa bellissima, è una cucina oltre che molto gustosa, anche piena, piena di salute. Ricordiamolo sempre, chef, che noi siamo quello che mangiamo, quindi insomma, se vogliamo stare bene, dobbiamo mangiare bene. Senza rinunciare al gusto. Assolutamente. Perché se rinunciamo al gusto e facciamo solo la dieta senza mangiare bene, non stiamo bene lo stesso, di testa. quindi ecco, bisogna trovare sempre un po' la quadra. Ma noi siamo qui per questo. Sì. Abbiamo il nostro ristretto. Sì. Piano piano a far asciugare l'amarella. E cominciamo a sistemare per impiattare. Questo lo spegniamo, perfetto, che il palombo è cotto. Il palombo è cotto, ecco, guardate, ha fatto una bella crosticina. Molto bello. E a questo punto i carciofi che gli facciamo, chef? Li apriamo. Ah, semplicemente li apriamo a metà. Come sono morbidi, quindi insomma la cottura deve essere importante. Deve essere importante, lenta e lunga in questo caso. Ok. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la fase dell'impiattamento, chef. Quindi posizioniamo i nostri carciofi. Prendiamo il nostro ristretto e andiamo a glassare. Che bello! I carciofi. Questo è un piatto veramente facilissimo da rifare. Guarda, a casa. Perfetto. È facilissimo. La cosa più lunga è la cottura del carciofo, forse. Sì, infatti, vabbè, ma questa è un'operazione che si può fare tranquillamente in precedenza, quindi i carciofi li possiamo cucinare anche un giorno prima, insomma, non è... Ah, sicuramente. Anzi, forse l'operazione più lunga non è neanche tanto la cottura, perché io penso sempre alla mia carissima pentola a pressione, ma è proprio forse la pulizia del carciofo, un po' più lunga. Ci dobbiamo stare attenti, perché... È importante, l'operazione è più importante. È importantissima. Che bello il nostro aglio. E poi il palombo, devo dire che è un pesce che si reperisce molto facilmente, sì, in pescheria. Sì, quindi sì, insomma, sì, sì. Veramente oggi anche abbiamo... per le zuppe, per tutto. Assolutamente. Quello che... E voilà, e il nostro che piatto bello. È pronto. Bello, bello, facile, di facile, facile. Di facile, esatto, rifacibilità, ricco di gusto e di profumo, che abbiamo gusti forti, gusti... Come noi abruzzesi. Impattanti, però nello stesso tempo delicati, perché, esatto, perché piacevole questo... Eleganti, direi. Un piatto molto elegante, semplice, perché lo diciamo sempre, la semplicità è... Un dono del Signore. Grazie, chef. Grazie a voi e seguiteci sempre su Rete 8. La prima emittente d'Abruzzo. Ci vediamo domani. Ciao.
Il termine la dieta mediterranea è stato inserito da un americano, Ansel Keys, che negli anni 50 è venuto in Italia e ha notato che il modo di mangiare degli italiani è fortemente protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari.